Raoul, c'è qualcosa che mi insospettisce. La vittima sacrificale, dov'è? Nico è stata qui con Titipoco. Lo hanno liberato. Sei un idiota! Avrei dovuto strangolarti alla nascita! Titipoco ha bleffato, non ti avrebbe fatto niente! Lo sapevo! L'eclissi sta per iniziare e non abbiamo nessun sacrificio umano da offrire a Tezcatlipoca! Hai una vaga idea di quanto ci costerà la tua incompetenza? Penso di sì. E ne sono fiero. Cosa? I Maya non erano degli sciocchi. Tezcatlipoca deve rimanere esattamente dove lo hanno messo. Alla fine ce l'hai fatta a trovare un po' di spina dorsale, eh? Peccato che sia troppo tardi. Preferirei morire piuttosto che vedere te e Karsak ottenere quei poteri diabolici. Perfetto. C'è giusto bisogno di una vittima da sacrificare. Guarda. L'eclissi sta iniziando. Pablo, uccidilo! Tezcatlipoca si nutrirà del suo cuore. Nico aveva perfettamente ragione. Ma non è detta l'ultima parola. Forza, fatti sotto, Pablo. Vediamo chi sarà la vittima sacrificale. Oh! Che posto è questo? Mi trovavo in una stanza davvero strana. Mattonelle e quadranti. I sacerdoti che avevano architettato questo luogo probabilmente sapevano che uso farne. Dovevo risolvere il problema da sola, se avevo intenzione di trovare una via d'uscita. Mattonella non voleva saperne di spostarsi. La mattonella non si muoveva minimamente. La stanza era controllata da un enorme congegno. C'erano due grossi dischi decorati con motivi tipicamente Maya e ricoperti di geroglifici. La mattonella si spostò leggermente. Thank you.
La mattonella si mosse verso l'interno e fece clic. Thank you.
Una volta George mi disse che ci vuole una certa abilità per trovare una porta segreta. Penso che sto cominciando a impadronirmi della tecnica giusta. Thank you.